Ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Sesto Autoveicoli. Accanto a me naturalmente Cristian Ruboli che vi presenterà anche questa bellissima donna che è qui accanto a me e anche Matteo naturalmente, vai. Buonasera, buonasera a tutti, presento come sempre la responsabile marketing Elena Grisi, Sesto Autoveicoli. Buonasera a tutti. E Matteo Corneo, ahimè, responsabile acquisti Sesto Autoveicoli. Buonasera a tutti voi, buonasera. Fatto bene a mettere su un paio di scarpe che non dà tanto nell'occhio, assomiglia tanto ai colori che compri delle macchine. L'ho fatto per quello. E questa sera è un po' agitato, no? Perché l'abbiamo portato qua a sfregio, quindi all'oscuro. Non si è preparato, non sa praticamente niente e quindi diventerà, guarda che bella tonalità. Nessuno si è preparato, nessuno sa niente, il problema chi su questa sera è proprio tutto a braccio. Tutto a braccio, perfetto, ma tanto guarda, quasi tutte le volte c'è qualcosa, qualche pezzo della trasmissione che è così a braccio, ma finora siete seguiti, vi guardano, vi conoscono, per cui vuol dire che insomma è fatta bene così. Vuoi cominciare tu subito a sbracciarti, Matteo? Proviamo, vai, vediamo cosa ci offrono, però... Se mi sono preparato bene nel frattempo dovremmo partire con un cutra nero. Perfetto, vediamo se ci hai azzeccato. Ci ho preso. Solito colpo di fortuna. Audi Q3, chilometri zero, nuovo, da ritirare, versione 4 ruote motrici, 2000 turbo diesel, 150 cavalli, cambio automatico, S-Tronic, full optional, dobbiamo fare l'Oxeno, navigatore, la trazione integrale 4 che ormai conosciamo tutti, clima automatico bizona, sensore luce e pioggia, è una versione business plus, quindi abbiamo tutto il necessario per guidarla in totale sicurezza, sia per quanto riguarda il fattore il codice della strada, Bluetooth, abbiamo tutto quello che ci serve, specialmente ultimamente che... Insomma, stanno picchiando duro con questi telefoni, che non sono da usare, ricordiamo, non sono da usare. Certo, col Bluetooth non sarete sa niente, sicuri. Senti com'è agitato, non sa niente, si impapina. No, piace un sacco. È perfetto, no, perfetto. Vado. Lui sì, sa sì, tutto, sì, sì, è l'enciclopedia dell'automobile. Sì, lui la programmi e fa. Quasi. Dai, proseguiamo, passiamo, vediamo che cosa arriva. A un Audi A5, teoricamente, ma sicuramente sì, grigio Daytona. S-Line, fortuna anche a sto giro, S-Line 4 ruote motrici, 190 cavalli, tetto apribile, abbiamo sportività sia esternamente che internamente perché il pacchetto S-Line comprende dei grandi cerchi, dei bei paraurti molto accentuati, anche qua abbiamo la CC che Christian conosce molto bene, l'Adaptive Cruise Control, farà l'Oxeno, sensore di parcheggio posteriore, ti fai male. E insomma, anche questa macchina nuova da venire a ritirare. Bellissimo. Proprio bello. Vuole metterti in difficoltà, sì, vero Cristian? Sto cercando di portarmi in pari, ma... Devo fare una domanda, me la faccio, ma dopo me la sera. Ok, perfetto. Fantastica, interno in pelle, col sedile sportivo, cambio automatico, clima bizona, anche qua versione Business Plus, quindi... Tutto, semplicemente tutto. Bellissimo. Arricchita poi dalla parte sportiva, che... quello che dicevo essere l'S-Line, il tetto apribile, insomma, una macchina davvero davvero bella. Venite, vi aspettiamo a provarla. Certo, a provarla e naturalmente da ritirare vuol dire che comunque è pronta a consegna. Pronta. Sappiamo che ne avete tantissime di vetture, per cui se anche dovete andare in vacanza fra poco, sappiate che lì ci sono talmente tante vetture e troverete sicuramente quella che state cercando e soprattutto con la consegna praticamente in pochi giorni, dai, diciamo così. La disponibilità di auto di Sesto Autoveicoli è davvero qualcosa di impressionante, abbiamo una media di 1000 auto disponibili a terra, quindi in pronta consegna, e Elena, che è qua con noi, ha organizzato l'evento passato da poco. Elena, raccontaci qualcosa di questo evento dove ci hai messo anima e cuore, di cui abbiamo anche qualche immagine, qualche video. È stata una bellissima maratona di due giorni, oltretutto è un evento che comunque non organizzato mai, organizzato una squadra molto efficiente. Non fai la modesta, è vero, nel senso che non puoi fare queste cose se comunque non hai persone in cui credono e quindi puoi fare un'organizzazione ma non ci metti sicuramente l'anima e il cuore se non ci sono persone con cui condividerlo, e questa è stata una bellissima esperienza e abbiamo comunque provato vetture fantastiche, abbiamo avuto tanta gente, abbiamo fatto veramente tantissimi test drive al di sopra delle nostre aspettative, abbiamo comunque lavorato con dei partner come TuneUp e Continental con delle promo delle offerte, magari poi due paroline le diciamo nell'arco della trasmissione,
e devo dire che abbiamo trovato un riscontro veramente soddisfacente. Mai Piloti per il Giorno è diventato un appuntamento che credo sia anche molto aspettato, e chissà che ci riprepariamo presto per un altro incontro. Non ci siamo ancora ripresi, Rosy, perché credi? No, è stato molto impegnativo. So di sicuro che è un lavoro molto impegnativo, ma è qualcosa che piace molto, perché anche chi non avrà possibilità magari di acquistare, come dicevamo l'altra volta, delle vetture che sono dei sogni, però ha la possibilità di provarla, e questo naturalmente grazie ai vostri eventi, grazie a voi che preparate e trovate tutte le informazioni sul sito, per cui se avete già in testa di preparare qualcosa, insomma, voi seguite il sito, perché poi sarà pubblicizzato sicuramente. E generalmente cerchiamo sempre di farlo in concomitanza col GP di Monza, la Formula 1, quindi come data, se riusciamo a replicare l'evento, di solito la data utile è quella. È quella, quindi cercheremo di inizio settembre normalmente, più o meno. Comunque compatibilmente anche con la disponibilità di vetture, che chiaramente più abbiamo vetture di sportive da poter far provare, quindi riusciamo ad avere veramente un parco allettante, sicuramente questo ci consentirà di soddisfare ancora maggiori numeri di clienti o di potenziali, quindi ci stiamo attrezzando va e bene. Ci aggiorniamo col sito, sicuramente, se ci seguiranno anche, certo, e anche con queste trasmissioni, perché siamo sempre qui tutte le settimane, insomma, anzi tutti i giorni, proprio per darvi anche queste informazioni. Matteo, vogliamo parlare ancora di vetture? Andiamo avanti. Dai. Scusa se ti abbia svegliato. No, stavo prendendoci gusto in questo ripulitino. La pennichella. Audi A6 All Road. Questa è un missile terra-aria. 3000 turbo diesel, 320 cavalli. 4 ruote motrici, adapti cruise control anche qua. Quindi regolatore velocità che ci mantiene a distanza dal veicolo che ci precede. Totale sicurezza alla guida, anche passiva. Fare l'Oxeno, navigatore plus, sensore di parcheggio davanti e dietro, telecamera, vettura con pochissimi chilometri, solo 19.000 km all'attivo, colore argento floret, una familiare tutto fare, direi, quasi un SUV, ma ancora con le sembianze da station wagon. Perfetto, ecco, ricordiamo una cosa, anche se ormai lo sapete, non diciamo mai i prezzi, perché quelli vi invitiamo ad andarli a scoprire, come tutto il resto, tutte le foto e tutte le altre proposte, direttamente sul sito. Proseguiamo pure. Vai. Proseguiamo con un'altra sorellina, anzi sorellona, perché è la gemella praticamente, un'altra 6 All Road, se non mi inganno. Esatto, 3000 turbo diesel, ma anche, tutte le anche in questo secondo caso. Secondo me ci ha fregato, si è preparato prima. Mi sono un po' preparato regia. Prima. Secondo me sì. Lo ammetto. Vai. Un'altra 3000 turbo diesel, simile a quella di prima, cambia il colore, questa è nero mito metallizzato, tetto apribile, fare all'oxeno, anche qua abbiamo il radar per la guida attiva e passiva, questa volta il cerchio un po' più grosso, un 19 anziché un 18, vetri scuri, abbiamo la telecamera posteriore anche su questa vettura. Interno con sedile sportivo, navigatore plus, volante multifunzionale, come vedete è bellissimo anche questo. Non penso ci sia un'Audi brutta, quindi no. Ti piace vincere facile. Sì, siamo anche abbastanza di parte comunque. Siamo un pochino di parte. Siamo un pochino vabbè, io parte. Non sono di parte e amo le Audi, l'ho sempre detto, per cui proseguiamo. Ancora macchine, stavolta Matteo hai le scarpe super colorate e le macchine invece sono più sobrie. Arrivano. Dai, calmi tutti che arrivano anche quelle. Come è arrivata la stagione del cabrio, signori? Audi A5 Cabrio 2000 turbo diesel, 190 cavalli, cambio S-tronic, trazione anteriore, cerchia 18, pacchetto S-line esterno. Anche qua abbiamo una versione Business Plus, quindi interni con sedili completamente elettrici, compreso supporto lombare, navigatore Plus, volante multifunzionale, anche in questo caso ormai sono tutti optional che tendiamo ad avere di serie, per fare in modo che i nostri clienti siano sempre coccolati da tutto quello che è il benessere che può dare Audi alla guida di queste vetture. È arrivata la stagione, siamo nei giorni più caldi dell'anno, direi che è anche ora di venire a vederla, provarla e perché no comprarla. Certo, assolutamente, quello ci sta sempre, giustamente. Se capita, insomma, dopo un bel test drive con tutto quello che possiamo offrire per queste vetture, secondo me ne vale veramente la pena. Perfetto. Le macchine sono come sempre in garanzia Audi Prima Scelta Plus, cioè garanzia 48 mesi,
la condizione sine qua non per far sì che la garanzia sia valida, ovviamente fare la manutenzione prevista dalla casa. E ricordatevi che la garanzia non è uno sponsor, cioè se finite le gomme dovete cambiarle. Okay? Noi provvediamo a sistemare l'auto se l'auto si guasta da sola, non se prendete un muro. Okay. Perfetto, mi sembra giusto questo. Non siamo la Red Bull in Formula 1, ma una concessionaria che vende automobili. A proposito di gomme, sì. Se posso presentare, uso l'intro per presentare la prossima macchina, sono completamente nuove su questa Audi A4 chilometri zero. Mi ha dato là, me l'ha servito su un piatto d'argento. Cerchia 18, versione business sport, quindi abbastanza sportiva, anzi bella sportiva la macchina, fari a LED, vetri scuri, barre al tetto cromate, navigatore plus anche in questo caso, volante multifunzionale sportivo, insomma una chilometro zero immatricolata adesso, aprile 2017, ne abbiamo diverse, diversi colori, argento, nera, bianca, due ruote motrici, quattro ruote motrici, 150 cavalli, 190 cavalli, 3000 diesel, tutte, ce le abbiamo tutte. È semplice. Tutte. Direi che con 1000 macchine a terra, come diceva prima Christian, è impossibile non trovare la vostra vettura. Cioè, insomma. Assolutamente vero. Guarda, vi invito, come sempre, a guardare le immagini sullo sfondo, che ovviamente adesso sono andate via, giusto per farmi fare una figuraccia. Di tutte le macchine super sportive che vedete alle vostre spalle, io continuo a dire a Elena che dobbiamo andare a correre in pista. Ma lei non è convintissima della cosa, più che altro perché ha visto i costi e praticamente costavano come il budget pubblicitario del cuore di panna. Sì, vabbè, è un modo affascinante. Però mandate delle mail al nostro ufficio marketing, spronatela a fare la squadra a corse, così se mi aiutate magari l'anno prossimo riusciamo ad andare a fare il campionato RS. Certo. Ah, che bello! Sappiamo cosa fare nel tempo libero, sì, non abbiamo. Che non avete. Sì, perché la domenica ogni tanto eravamo a casa e abbiamo detto, ma no, dobbiamo fare, ma la squadra corse. Cosa facciamo? Non è stato sufficiente lavorare, perché ricordiamo che siamo aperti quasi tutte le domeniche, che vi aspettiamo volentieri a vedere tutte le auto che abbiamo. Ma se te la domenica non ci sei mai? Vabbè, ho capito, ma infatti lo dico perché ci sono gli altri. Ah, ok. Andate. Vero, io ti ho visto sul tuo profilo Facebook, sei sempre in giro, moto, mica moto, sì. Molto sportivo, Sì, è sport, vabbè. Ma noi facciamo quanti questo anni lavoro. Ha? Quanti anni ha? 28. 47. Cosa fa un ragazzo 28? Mi sembra giusto. Bisogna andare a noi siamo sportivi. La vita privata, qualcosa da fare fuori dal giusto, lavoro. Grazie, Elena. Grazie, vita Elena. Privata. Tristissimo. Bene, poi se facciamo un appello per rendere più. Va bene, adesso a parte tutti i nostri scherzi, naturalmente è vero che tu vuoi fare la squadra sportiva ed è vero che ci sono le 1000 macchine, questo assolutamente vero, per cui andate a vederle e soprattutto siete specializzati, come dici sempre tu. Dillo tu perché la tua R è confondibile. Nella gamma? Nella gamma? S, dico S, devo dire anche la S. Di RS, perché come lo dici tu. Vi racconto una cosa velocissima. Andiamo con la Elena, il vicepresidente a Monza, a vedere una gara, così per fargli capire come funziona, per entrare per un attimo un po' nel mondo questo, delle corse. Ecco. Parte la gara, prima curva, fuori 10 macchine. Bene. Distrutte. Ok, perfetto. Il vicepresidente ci guarda e dice, no, ma è un bel investimento quello che vogliamo fare. No, ma siamo stati sfortunati, dai. Non no, capita, è vero. Sempre, è non capita. Vero. Guardate che io, guarda, adesso spezzo una lancia a tuo favore, ne ho viste tante e non capita quasi mai questa cosa. Diglielo. Dai, facciamolo che veniamo a riprendervi in pista. Dobbiamo ritornare per rivedere effettivamente queste cose. Perché comunque rivalutare, insomma. Ok, perfetto. Sì, primo giro. Il primo giro è stato abbastanza... Buttato via 5 Lambo. Sì, una dopo l'altra. È stato un disastro quella mattina. Necatombe. No, siccome poi sono andata io, mi è stato anche detto, non è che sei tu che porti un po' no, no, non devi fermarti giù al bar, il pilota ha detto, ma di solito non è mai così. Ma infatti io confermo che ne ho viste tante e non è così, per cui facciamo squadra corse, okay. Sesto autoveicoli. Io la sponsorizzo. Bene, okay. Molto bene, ci dai anche un contributo, è solo morale la sponsorizzazione. Chiediamo al presidente, visto che dobbiamo parlare sempre dopo con il presidente. Sì, dai. Vai Matteo. Vai Matteo, andiamo. Hai chiesto un po' di colore, che colore sia, non è vero, scherzavo, è un Audi A4, volevo vedere se eravate attenti. Stavolta sei stato meno fortunato. No, mi sono salvato. Audi A4, 2000 turbo diesel,
Berlina. Forse. No, senza forse. Stavo pensando Berlina, è lei. Ne abbiamo ancora qualcuna usata, poca strada, fra i 20 e i 28.000 km ormai. Nera, grigio monsone, argento floret, ultime rimaste. Prezzo concorrenziale, non lo diciamo, lo diciamo per questa. Dai, diciamo, 27.9 la portate via. Audi A4, nuovo modello, versione Business Plus. Beh, mi sembra un ottimo prezzo, assolutamente, visto anche il chilometraggio che è veramente molto molto basso. Per cui costa guardate come un velocipede. Infatti, qui avete una gran macchina con un prezzo davvero straordinario. Concorrenziale. Assolutamente. Concorrenziale. Per cui andate a vederla, andate a provarla. Venite, correte da noi. Dai, proseguiamo. Adesso passiamo al colore. Adesso c'è. Presentiamo questa bella Audi A7 Sportback. Competition. Questa l'ho comprata te dal colore. Questa l'ho comprata io insieme alle scarpe. Sì, ce l'ha il particolare nelle scarpe di questo colore. 3000 turbo diesel, 326 cavalli, 6 cavalli in più del normale, lo riconoscete dalle pinze rosse. Pacchetto esterno look nero, vetri scuri, specchi scuri, sedile interno sportivo in pelle alcantara losanghe, inserti gessati. Fantastico, Elena, guarda. Sì, ma è bellissima, ragazzi, è bellissima, bellissima. Cioè, veramente... Lo riconosci che è bella? No, perché l'ho comprata io. Ecco, sì, infatti, ecco. Ma questa è una delle macchine che veramente quando passi in salone non puoi non girarti, perché... No, ma lui ti dice così perché vuole provocare me, no? Perché l'ho comprata io. Dice, quelle brutte le compro io. Ma non le fanno comprare perché hanno paura. Ma non è vero, noi a te chiediamo consulenza, lo sai, chiediamo sempre consulenza. Perché quando ci sporgiamo... Verde, che verde su certi colori. La TTRS è colpa della E. Eri tu che avevi scelto quel verde? Però aveva appoggiato manca, l'idea, ci giustamente. Ci manca adesso, c'è il salone che senza un verde... Un po' scarnino, vero? Sì, dobbiamo andare con prossima macchina verde. Ma questa che arriva è una Q3 nera. No, grigio monsone. L'ha cambiata Cristian all'ultimo perché vi garantisco che era nera prima. Avevo paura che fosse troppo preparato, volevo fare... Te l'ho cambiata io all'ultimo. Chilometri zero, 2000 turbo diesel, 120 cavalli, manuale. 6 marce, Business Plus, sensore parcheggio posteriore e anteriori, vano di carico col fondo variabile, quindi più profondo, sedile totalmente in tessuto regolabile, volante multifunzionale, chilometri zero, macchine di aprile di quest'anno. Abbiamo qualcosa anche di maggio. Abbiamo qualcosina anche di maggio, esatto, colore nero, grigio monsone, dovremmo avere anche un bel blu. Utopia da vedere, secondo me molto bello ed elegante. Guarda quella sullo sfondo che è bella. Bellissima. Queste erano le prove nell'area. Queste erano le prove che facevamo nell'area ormai X-Falke. Fantastico, i clienti si sono divertiti tantissimo, è piaciuto. Sì. Hanno avuto modo di provare 3 macchine. Prima l'R8, poi l'RS4 e infine il TTS Cabrio. Sono stato là parte il pomeriggio e li vedevi proprio soddisfatti. Beh, direi proprio di sì, perché insomma non capita tutti i giorni di poter provare, ma non provare solo a fianco di un pilota, provare nel senso provare. Proprio di guidare la vettura a voi, e insomma è qualcosa, un'esperienza sicuramente incredibile, per cui grazie a voi che date questa possibilità anche ai ragazzi giovani, perché dicevate basta avere la patente, certo. Perché comunque è in un luogo protetto e per cui potete assolutamente provare queste vetture, è davvero una cosa straordinaria, per cui insomma ben vengano questi eventi che costano fatica, energia, costano anche soldi, ma danno tanto a chi come voi magari poi va in queste giornate ad approfittare di questa splendida occasione. Scusa Rosy se ti interrompo, guarda che bella sullo sfondo la TTRS, scusate, la RSQ3, ne abbiamo una in arrivo, blu Ascari Performance, quindi la 367 cavalli, sempre 2005 turbo benzina. Dire che l'abbiamo presa full optional è dir poco, questa volta comprata io, è vero, l'ha comprata Cristian. Comprata io quella lì, aspettavamo messo, te. L'ha messo. Ammetto. Perfetto, vai questa, Matteo. L'ha comprata lui. Come bellissima questa, invece ne ho comprata una io, che arriva, di S5, va bene, ne parliamo dopo. Passiamo a Q5, 2000 turbo diesel, anche qua, chilometri zero. Abbiamo qualche prodotto sia di aprile che di maggio, immatricolati tutti, quindi adesso. Colori blu, bianco, nero, questo qua in particolare blu chiaro di luna, tutto in versione Business Plus, poi c'è qualcuno che magari ha un optional in più, uno in meno, magari supporto lombare o i vetri scuri, però tendenzialmente sono tutti molto ben allestiti per tutti, navigatore satellitare Plus,
sensore davanti e dietro, clima bizona, comandi al volante, è la condizione ormai sine qua non. L'ho letto io sera sulla settimana enigmistica, quindi lo uso. Lo so, fatemelo dire. Insomma, esattamente. L'avete letta insieme? Perché sì. L'aveva citata anche prima. No, beh, perché lui legge e ascolta. Tu ascolti, ok, perfetto. Insieme, c'è fuori qualcosa. Facci fare la squadra corsa, dai. Sì, dai, facci fare la squadra corsa. L'ha detto davanti alla televisione, tutti qua. Noi l'abbiamo detto davanti a migliaia. Mandate delle mail all'ufficio marketing della Sesto Autoveicoli dicendo che volete la squadra corsa. Vogliamo la squadra corsa, va bene. E poi vi invitiamo a vederle. Certo. Abbiamo visto queste belle immagini, scusate di interrompo, ma volevo ringraziare anche Milano in Partners, i nostri partner che ci hanno permesso comunque di utilizzare un'area che è un'area storica per Sesto San Giovanni, perché chiaramente sono delle ex aree di importanza veramente storica, perché hanno visto l'insediamento delle aree falche, certo. Quindi le stanno chiaramente bonificando, perché sarà il nuovo polo che verrà comunque costruito della parte nuova della città. E grazie a questa comunque scenografia, che poi si intravede nelle immagini, probabilmente si vede molto bene nei filmati, era veramente suggestivo, ed è stato comunque grazie anche alla fiducia che ci hanno dato per questo progetto di poter far provare le vetture in un quarto d'ora di test drive per modello, e ha consentito veramente ai clienti e comunque al nostro pubblico di poter veramente testare le vetture quasi come in pista, perché era un piccolo circuito, e quindi colgo l'occasione ancora per ringraziare della collaborazione. E il successo ovviamente è stato grande anche per la disponibilità di un'area che ci ha permesso a pochi minuti dalla nostra concessionaria di fare questi test drive. Perfetto, benissimo. Ne presentiamo un'altra, siamo agli sgoccioli. Vai, ormai. Sì, presenta quella lì bianca con la lettone. No, no, è stata male. Dobbiamo presentare una S1 Sportback. Ah, cavolo, questa. 2000 benzina, 231 cavalli, 4 ruote motrici, cambio manuale, a 6 marce. Anche qua abbiamo un'ottima dotazione, perché abbiamo il pacchetto sportivo 4, sia per gli interni che per gli esterni. Internamente lo riconoscete per i sedili a guscio, che peraltro richiamano la tinta della carrozzeria. E anche lo smalto, sì, della Elena. Perché io ho fatto la foto, per lo, io volevo lo smalto così. Ah, okay. Sono andata, sì, dalla... Anche la tua testa, sei tutto rosso. Lo so, no. Tipo lampadina. E allora adesso questa, che poi anche la prossima frigo di idee. Benissimo, io di spunti. Tu di spunti, insomma, qualcosa ne verrà anche fuori. Te la butto lì così, sì. Il prossimo evento lo facciamo a Cervesina, in pista, nella pista vera. A Cervesina abbiamo fatto anche lì un altro evento, bellissimo, e quindi... Buttata lì così, pensiamoci... Mandate le mail, qua, Elena, mandate mail di richiesta, così che... mi aiutate a convincere. Cioè, se avevamo dei dubbi per approvare il budget, adesso non possiamo più tirarsi indietro. No, non potete tirarvi indietro, perché ormai l'ha detto qui, sì, una in più, questa una trasmissione. Meno. Ecco, e abbiamo un minuto totale. Vuoi presentare facciamo una l'ultima macchina? Volete aggiungere qualcosa? No, Audi TT. Ormai io il disastro l'ho fatto. L'ultima, vai. Veloce, dai, ormai hai detto quello che dovevi. Audi, vai. TT, questo è un 1.8 turbo, ma li abbiamo tutti, manuali, automatici, benzina, diesel, 1.8, 2.000, trazione anteriore, trazione 4 ruote motrici, con l'S-Line, senza S-Line, coupé, cabrio. È inutile che vi parlo di questo, perché vanno e vengono ultimamente i TT tantissimo. Li vendiamo molto rapidamente, perché sono assolutamente molto ricercate le macchine. Perfetto, per cui insomma. Sono chiaramente, la conosciamo tutti, macchina bella, sportiva, si lascia guidare benissimo indipendentemente dalla motorizzazione. Perfetto, quindi anche per questa vettura, visto che ce ne sono mille a terra, ce ne sono tante di anche TT, di questa. Andate a visitare il sito, ma soprattutto quello che vi dico sempre, andate personalmente in Sesto Autoveicoli, perché avrete l'opportunità di parlare con Cristian, con Matteo, con tutti gli altri collaboratori che sono lì a vostra disposizione. Esatto. Non abbiamo più tempo, per cui grazie Elena per la tua presenza e per tutto, grazie naturalmente a Matteo. Grazie, Rosy. E lascio a te l'ultima parola. Grazie a te, Rosy. Mandate le mail all'ufficio marketing, se no non mi fanno giocare con le macchine da corsa. Ok, ciao, molte e buona mail all'ufficio marketing. Buona serata. Ciao. Ciao, ragazzi.